Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Avevamo un discorso in sospeso dalla scorsa settimana, quello relativo alla nuova passerella di Ponte Buriano all'interno della riserva naturale. Eravamo stati lì con Beppe Marconi, avevamo trovato un cantiere in cui non c'era più nessuno, era mezzo transennato e mezzo no, una passerella che insomma andava sulla chiana e non si capiva insomma se questo cantiere era ancora aperto, quando sarebbe stato completamente sgomberato. Intanto rivediamo proprio un frammento del nostro SOS che abbiamo fatto qualche giorno fa. Sicuramente non è stato collaudato, è per quello che allora ancora c'è il cantiere, perché visto accedendo l'erba alta che c'è lateralmente, è stato fatto un sacco di lavori, che è bello, è veramente bello, però vabbè, tu dici non ti piace. Non è che lo dico io, però c'è il ponte perché è in ferro. Non lo dico io. Ma d'altronde sembra tutto arrugginito, però è logico, è ferro, che vuoi che sia. No, però non so se vado verniciato oppure no. Forse qualcosa andava fatto. Comunque la stessa cosa l'hanno pensata anche diversi che passano di qui, e dovrebbe essere una passerella ciclopedonale. Come promesso abbiamo voluto saperne di più e allora abbiamo chiesto lumi al presidente della provincia, visto che la provincia era l'ente che aveva appaltato appunto questi lavori. Lo abbiamo raggiunto al telefono e la spiegazione di Vasai è abbastanza esauriente del perché la situazione è ferma in questo modo. Sentiamo. Siamo collegati con il presidente della provincia, Roberto Vasai. Benvenuto presidente. Buongiorno a voi. Allora, la scorsa settimana siamo stati con Beppe Marconi lì a Ponte Buriano, una bella passerella sulla chiana, solo che abbiamo trovato il cantiere, diciamo, mezzo transennato, mezzo aperto, ecco, sembrava tutto, i lavori ultimati, però non c'era più nessuno, e anche se il cantiere sembra ancora essere lì. Ecco, com'è la situazione? Per quanto riguarda la passerella, era era un lavoro che doveva svolgere la provincia, è già pronta, ci manca solo il collaudo. Stiamo aspettando ovviamente il ricongiungimento con il canale maestro e la passerella da parte delle piste ciclabili che provengono dal Casentino e dal comune di Arezzo, insomma, che credo siano, o è stato fatto l'appalto in questi giorni o lo stanno facendo, insomma. Quindi è solo un'attesa per quanto riguarda la passerella, sì. Che era, diciamo, sì, in capo alla provincia di Arezzo, l'abbiamo già pronta, manca solo il collaudo. È già finita, sì. Quindi quando sarà tutto completato con questi altri appalti, quindi sarà tutto collegato. Sì, purtroppo ci sono questi ritardi, insomma, niente, dobbiamo aspettare, insomma. Dunque, per la provincia è tutto a posto, i lavori sono terminati, manca il collaudo che non si può fare finché non saranno appaltati i lavori che riguardano gli altri enti, e quindi la passerella potrà essere a quel punto inaugurata, perché c'è tutto un progetto più complessivo che riguarda, come avete sentito, anche i percorsi ciclabili. Ma sempre qualche giorno fa, e sempre lì in zona Ponte Buriano, avevamo trovato anche questo parcheggio della riserva, sostanzialmente abbandonato a se stesso, davvero un peccato. C'era anche un'area picnic totalmente degradata, e allora anche su questo sentiamo questo breve frammento sempre del presidente Vasai, e anche questo ci fa capire del perché la situazione è in questo modo. Il problema è che le aree protette non sono più, diciamo, competenza della provincia, ecco. Ah, quindi era vostro quel parcheggio prima? Io non lo so dire, insomma, se è dentro la riserva riguarda le aree protette. Sì. Se è dentro i cartelli della, ora io non l'ho presente. È lungo, quello era proprio dentro la riserva, sì. Era a servizio dei visitatori della, esatto, riserva. Esatto. E quindi ora la competenza la richiede la regione, quindi? Della regione, perché è stata passata alla regione la competenza sulle aree protette insieme a tutto l'ambiente. Ho capito. E dunque sono le cose all'italiana, no? Si dice si tagliano gli enti, si risparmia, poi le competenze passano all'ente superiore, che però di quella riserva, di questo parcheggio in particolare, non se ne occupa più. La provincia non è più competente, la regione non se ne occupa, chissà per quanto tempo rimarrà ancora così. Grazie per averci seguito, ci rivediamo domani.